Sì. Allora, buonasera a tutti. Buonasera Nicola, buonasera Luisa. Aspettate che mi metto comodo per quanto possibile. Ecco qua. Ci mettiamo comodi e pronti. Perché stasera mi è stata fatta una richiesta particolare sulla nostra pagina e noi, come sempre, insomma, noi vi ascoltiamo, eh. Non è che vi ascoltiamo, vi insomma, cerchiamo di accontentarvi sempre. E appunto, insomma, mi è arrivata una richiesta. Questa sera io sono Fabrizio Marra, founder di Astronomy Italy, per chi non mi conosce. E ci è arrivata una richiesta di vedere un satellite in diretta, più di una richiesta, in realtà siete in tanti che ce l'avete inviata. E un satellite Starlink. Ora, naturalmente, questo satellite non sarà molto luminoso, non, diciamo, non è un passaggio che noi abbiamo previsto particolarmente visibile, però ci proveremo, insomma, insieme a voi. Proviamo, insomma, proviamo. Tentar non nuoce, avevamo la possibilità di farlo, quindi abbiamo deciso comunque di accontentare queste richieste. Buonasera Manola, buonasera Tina, ciao Alessandro, buonasera a te. Pamela, ciao anche a te. Pamela Lorenzo, ciao, buonasera ragazzi, buonasera a tutti voi, buonasera. E già io in lontananza, vabbè, intravedo un po' di luci artificiali, ma non so se quello è il chiarore lunare, ma no, forse luci artificiali. Però insomma, dovrebbe anche sorgere la luna e lì abbiamo. Ah, lì è bellissimo, eh? Lì abbiamo lo scorpione. Guardate come si vede bene. Di solito è molto basso. Vedete quelle tre stelle? Quelle tre stelle a destra, diciamo al centro. E poi sotto c'è una stellina molto luminosa. Questo qui è lo scorpione. Ecco qua. Ogni tanto va via la messa a fuoco, però si vede queste stelle qui. È la costellazione dello Scorpione. Quelle a destra sono praticamente le chele. E c'è questa stella molto luminosa che è Antares, che tra l'altro è una stella che al termine della sua esistenza è praticamente tra chissà migliaia, milioni, miliardi di anni. Siccome ha terminato il proprio combustibile, diciamo che inizierà ad esplodere, inizierà a gonfiarsi, si è già iniziato a gonfiare a dir la verità, fino a quando non esploderà, così come avverrà anche al nostro Sole. Quindi vedete, queste cose avvengono anche se vediamo dei piccoli puntini, in realtà c'è molto di più. Solo il cielo, sì, Antonio. Adesso ci proviamo. Abbiamo bisogno di mettere a fuoco, quindi di tenere una messa a fuoco e di inquadrare lì perché è lì che dovrebbe iniziare il passaggio di uno dei satelliti che si vedranno questa sera verso le 22:11, quindi tra veramente pochi minuti. Noi ci proviamo, ragazzi. Questa sera c'è un pochino di velatura, però ci proviamo. Vediamo un po' su.
Lì purtroppo abbiamo il tetto. E lì un'altra stella molto luminosa. Credo sia Arturo, non mi vorrei sbagliare, dovrebbe essere Arturo. Ora non ho le mappe in mente, ma dovrebbe essere. Il colore è abbastanza evidente. E dovrebbe passare, transitare proprio lì. Lì c'è la corona boreale. Scusate, sì, la corona, eccola lì. Allora, aspettate, provo a mostrarvela la corona, la coroncina. Vediamo se si vede. Sulla sinistra c'è una sorta di coroncina. Vedete? Questa che è al centro. Qui la visibilità a Roma con tutto questo inquinamento luminoso è molto limitata. Vorremmo proprio essere nelle zone di campagna dove siamo stati qualche tempo fa, in Sabina. Che lì si vede benissimo il cielo. Però ecco, insomma, questo è quello che Roma purtroppo questo regala, no? Questo offre. Il cielo stellato a Roma ormai è sparito. Troppa luce, sì, Raffaele. Sì, purtroppo le luci artificiali sono sempre purtroppo sono sempre un problema. Ciao Pasquale. Ci saluta Pasquale Danna di Passione Astronomia, che è carissimo amico, ti mando un abbraccio Pasquale. Scusami se non ti ho chiamato sti giorni, ma veramente stiamo cercando di riorganizzare tutte le attività, no? Anche proprio lì in Campania, speriamo di poter partire presto con qualcosa di bello. E qui allora dicevo, per chi è arrivato adesso, sì, allora Gianluca ci dice la ISS passa di sera a giorni precisi, sì, ci sono proprio dei giorni in cui passa, ma non sono sempre gli stessi, eh. Diciamo che cambiano, variano questi giorni. E bisogna vedere, noi abbiamo un evento che abbiamo creato per monitorare questi passaggi e di volta in volta cercheremo di tenervi informati sui diversi passaggi che ci saranno, no? I più luminosi ve li mostreremo in diretta come abbiamo fatto nelle precedenti dirette, perché nelle precedenti dirette abbiamo visto il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale, degli Starlink, addirittura della Dragon, e l'abbiamo visto anche all'interno di un campo pieno di lucciole, quindi siamo andati proprio nella natura a vedere queste cose meravigliose. E ve li mostreremo sicuramente. Come muore una stella in su ciò. Adesso te lo dico, aspetta che devo restare concentrato perché tra un minuto ci dovrebbe essere il passaggio, quindi dobbiamo tenere gli occhi aperti. Dove poter vedere il passaggio se avete un cielo, diciamo, di adeguata qualità? Qui non è proprio di adeguata qualità, ma ci proviamo ugualmente. Dovete guardare, in direzione, diciamo, sud in questo momento e il passaggio Starlink dovrebbe venire da est a nord, se non erro. Ripeto, è stata una cosa molto fugace, quindi non ho avuto la possibilità di preparare tutte le mappe, però il passaggio dovrebbe avvenire indicativamente sopra le nostre teste. Lì vediamo lo scorpione. Ecco, lì si è appena visto lo scorpione, questa costellazione sulla destra. E Enzuccio, te lo dico dopo come muore una stella, ricordami la domanda. Ecco, 21 e 11 dovremmo esserci. Io provo a monitorare, però non è facile. Non è facile. Tenete d'occhio il cielo. Anche perché la magnitudine è di 3,8, quindi non è luminosissima stasera. Ragazzi, riguardo la telecamera al telescopio lo facciamo, l'abbiamo fatto, sì, lo abbiamo fatto e abbiamo mostrato l'altro giorno addirittura Saturno e Giove nella diretta della Luna della scorsa settimana di venerdì scorso. Chi è rimasto con noi fino a tardi si è potuto godere anche Saturno e Giove in diretta.
E utilizzando una telecamera che era quella per la Luna, eh? Quindi è stato veramente un fuori programma. Andate a rivedere l'ultimo video, l'ultima diretta. Vediamo un pochettino se qualcosa si muove, se qualcosa si vede. Per il momento nulla, per il momento non si vede. C'è anche da dire che in questo periodo fa buio tardi, quindi è molto più difficile vederlo nelle prime ore della sera. Dopo giugno le sere cominceranno ad allungarsi, comincerà a fare buio. Attenzione, ce l'abbiamo, eccolo. Perfetto. Uno lì. Allora, vediamo se si vede. Eccolo lì che si vede. Ce l'abbiamo. Allora. Eccolo, lo vedete che si muove? Eccolo che si muove, vedete? Eccolo, lo vediamo in diretta. Che si muove, vedete? Sta passando vicino Vega. Vega, stella della costellazione della Lira. Eccolo lì, guardate, sulla destra, si sta muovendo da destra a sinistra. Sta per passare ora sopra la stella Vega. 25 anni luce di distanza la stella Vega. Eccolo, vedete? Ecco, ha fatto una coppietta insieme a Vega. Si sta avvicinando, vedete? Si sta avvicinando al palazzo. E tra poco si andrà a nascondere dietro il palazzo, lo vedete? Eccolo lì. Eccolo lì, vedete? Sta andando dietro il palazzo. Vedete come si muove? E via, si nasconde. Eccolo, e si è nascosto. Siamo riusciti a vederlo, no? Oh, vedete? Anche se il cielo. Attenzione, un altro! Attenzione, 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 un altro! Bello luminoso, questo un po' più luminoso. Eccolo qua che si muove, guardatelo! Guardate come si muove, eccolo! Eccolo! Direzione est, in questo momento direzione est, dove sorge il sole. Per chi ha una bussola, si diriga in direzione est. O provi a vedere nel cielo una stella molto luminosa, si chiama Vega. Eccolo, vedete come si avvicina? Questo è un treno Starlink, questo è uno Starlink probabilmente, sì, eccolo. Ricordiamo, satelliti per le telecomunicazioni, la luminosità deriva dai pannelli solari che ad una certa inclinazione fanno l'effetto dello specchietto, riflettono la luce del sole, no? Guardate, passa come il precedente, passa sopra la stella Vega, guardate, eccolo là. Eccolo lì, fa una coppietta con la stella Vega, 25 anni luce di distanza, il che significa che la luce che guardiamo adesso è la luce che è partita 25 anni fa. Quindi stiamo vedendo una foto del passato di quella stella, praticamente. E piano piano il satellite si va a nascondere verso nord-est. Eccolo lì, si nasconde. E via. Vediamo se c'è qualcos'altro, perché di solito i trenini Starlink non sono da soli. Però chissà. Bene, no, ne abbiamo visti due, eh. Già il secondo che abbiamo acchiappato questa sera, caccia di satelliti. Oh, perfetto, spero che l'abbiate visto, no? Bravo, due puntini luminosi. Giuseppe, hai visto che siamo riusciti ad osservarlo?
Diciamo che la richiesta, devo anche salutare un nostro amico, un nostro follower che è Giuseppe Gerace, che insomma ci ha fatto questa richiesta insieme ai suoi amici e lo ringraziamo tanto perché ha condiviso con noi, ha condiviso con i suoi amici la nostra pagina e le attività che facciamo. Quindi, insomma, grazie Giuseppe e ci fa piacere poterti, insomma, averti potuto, spero, accontentare nella visione anche di questi satelliti. Spero che sia stato, ecco, interessante. Noi ci proviamo, vediamo se passa qualcos'altro. Intanto ci dirigiamo verso lo Scorpione, così puntiamo qualche stella. Allora, intanto rispondo alla domanda che mi hanno fatto prima: come muore una stella? Me l'hanno fatta prima questa domanda. Vediamo un po' chi me l'aveva fatta, perché devo riprendere il nome. Come muore una stella? Mannaggia, mi sono perso il nome, però è una domanda interessantissima. Che cos'è questo? Questo è un gabbiano, è un satellite gabbiano quello lì. Ok. Allora, come muore una stella? Ragazzi, una stella muore nel senso quando finisce il combustibile, idrogeno ed elio, no? A un certo punto finiscono, l'energia non è infinita, per cui che succede? Che la stella praticamente ha una lotta contro la forza di gravità che tende a comprimere la stella. E invece c'è un'altra forza, che è proprio quella espansiva della stella, che tende a espanderla, no? Quindi come il gas, no? Tende a espandersi. Perché comunque la stella è fatta, no, gas, plasma, idrogeno ed elio riscaldato a temperature elevatissime, migliaia di gradi. A un certo punto, quando il gas è riscaldato a temperature migliaia di gradi, prende il nome di plasma. E quindi che succede? La stella praticamente finisce il combustibile, quindi a un certo punto non ce la fa a sopportare la pressione, no? La forza che va da fuori a dentro, la forza di gravità, e quindi si comprime. Poi a un certo punto raggiunge una fase di equilibrio per cui inizia di nuovo ad espandersi. E insomma, ragazzi, possono capitare varie cose. Si può espandere, 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 diventare una gigante, una super gigante e così via, fino a che esplode e diventa una supernova. Oppure potrebbe seguire altre vie, quindi insomma diventare poi stella di neutroni, così via, o diventare una nana bruna, una stella che piano piano si va a spegnere. Insomma, diciamo che per lo più una supernova. E quindi esplode e forma una cosiddetta nebulosa planetaria, con tutti gli strati della stella che si sono sparsi tutto intorno in questa esplosione. Naturalmente cerco di spiegare il tutto in termini semplici semplici. Eppure potrebbe collassare su se stessa la gravità, vincere quindi la gravità, e che succede? Si forma una singolarità. Praticamente si va a formare un buco nero, perché è proprio quando la gravità vince su tutto, la forza di gravità, quando ha vinto sulla stella completamente e quindi comprime tutto, può diventare un buco nero. E quindi si segue un'altra strada, per cui, ecco, insomma, sono alcune possibilità, varie a seconda della grandezza anche della stella. Alcune stelle possono morire dopo tanti, come dire, dopo sempre miliardi di anni, però dopo pochi miliardi di anni, e altre stelle invece magari ci vuole molto tempo. Però si parla sempre di miliardi di anni tra una fase e l'altra. Quanto tempo rimane al nostro Sole? Quando è che la nostra stella, il Sole, morirà? Il nostro Sole morirà tra 5 miliardi di anni. Quindi, che succede? Tra 5 miliardi di anni il Sole si espanderà fino a che non inizierà a bruciare tutti i pianeti del sistema solare. Farà un barbecue interplanetario, così per dire. Ecco, insomma, questa è la risposta alla domanda come muore una stella in generale. Giuseppe, sono contento che ti sia piaciuto. C'è un'app per questi satelliti. Matteo ci chiede: sì, c'è un'app che si chiama ISS Detector, e c'è anche Heavens Above, ISS Live. Insomma, ci sono queste app qui. Ti consiglio per ora queste due. Poi piano piano ti puoi fare una cultura tranquillamente, perché dal Google Play o comunque da Apple
ti puoi fare tranquillamente, puoi vedere satelliti e ti mostra tantissime app. Però ISS Detector è molto piacevole, molto bella perché ti aiuta a capire dove osservare. Vediamo un po', grazie Capurzo Tina, sempre top nelle spiegazioni, grazie Tina, grazie mille. Carolina l'ha visti, vista anche Vega, bravi. Noi a Bolzano, nuvole e pioggia a go-go, Marco, mannaggia, mi dispiace, guarda, anche qui abbiamo rischiato, eh. Da Matera, Massimiliano crede di averlo visto, spero proprio di sì. Enzo, visti entrambi, Enzo De Caprio, sono il solito fortunato, appena entrato ne becco due, bravo Enzo, grande. Vabbè, ma questo è il premio per seguirci sempre, grazie, grazie, grazie. Sirio Zerbi dice l'ha visti entrambi, anche a Modena nuvole e pioggia, mi dispiace Matteo. Però ci siamo noi, dai, ci siamo noi. Rita, costellazioni di satelliti e gruppi anche di 60, già Rita, che poi questi satelliti li hanno mandati in orbita, però sai... causano anche un po' di danni all'osservazione delle stelle e alla fotografia, quindi hanno un progetto molto bello sulle spalle, però insomma stanno causando un pochino di problemi con le osservazioni. Poi ci sono tutti i video esplicativi nella nostra pagina Facebook. Giuseppe, grazie, si può anche fare simulcast. Giuseppe, noi abbiamo un programma specifico, però per queste dirette al volo, così così, diciamo, facciamo per ora solo su Facebook, però di solito facciamo simulcast, cioè una diretta simultanea sia su YouTube che su Facebook, sempre. Eh sì, Alessandro, hai visto, nonostante l'inquinamento luminoso si vedeva. Torniamo su Vega perché è molto luminosa poi stasera. Qui è bella evidente, eccola là. Provincia di Frosinone, visibili confermano, perfetto. Pescara visto, perfetto. Valentina ci dice viste entrambi. Ecco, quella è Vega, che piano piano diventerà la protagonista del cielo estivo. Vega, eh. Pamela, Simona, Alboni, visti entrambi. Ciao Federico, c'è Federico, c'è sta. Federico, ciao, un abbraccio. Federico Masci, che insomma è stato un membro del team di Astronomitalia, adesso è impegnatissimo nel suo lavoro. Ti faccio i miei migliori auguri, Federico. Ti saluto, un abbraccio forte. Ed è anche un bravissimo fotografo. Ci sono alcune foto delle location certificate che ha fatto anche lui. Bravo, bravo, Fede. Un abbraccio, e poi ci dobbiamo rivedere sotto le stelle a fare foto. Antonio, come è stata calcolata la vita del Sole? 5 miliardi di anni? Antonio, ti faccio rispondere da Elisa Fardelli, perché è una domanda un pochino lunga. Scrivici in privato su Facebook. Poi magari lo faremo in una diretta apposita, vedendo il sole. E bene, ecco, insomma, ho finito i commenti. Forse me ne sono perso qualcuno, scusatemi, ma erano veramente tanti. Visto dal vivo a 60 km a sud di Roma, Laurea. Pamela Erer, ok, Rossana ha condiviso. Buonasera a tutti, complimenti per questa iniziativa, Giulio Basti. Beh, ragazzi, sì, tanto questa è una diretta, è stata una diretta molto fugace, no? Perché, insomma, ci avete richiesto, alcuni di voi ci hanno richiesto la visibilità di questo satellite e quindi abbiamo voluto accontentarvi assolutamente. Ma ieri, l'altro giorno, c'era una luna che sorgeva all'orizzonte, che era uno spettacolo. Abbiamo fatto una foto, non so se voi l'avete vista, ma era veramente bella vederla sorgere. Adesso sorgerà sempre più tardi durante i prossimi giorni, fino a non vedersi più, perché a un certo punto diventerà luna nuova, quindi a un certo punto non sarà più visibile la luna e si vedranno più stelle. E lì sarà il momento in cui noi faremo una diretta sul cielo stellato, sul profondo cielo, quindi sugli oggetti deboli, le stelle, gli ammassi, le galassie. Ma le galassie è un po' difficile da qui, però ci proveremo a osservare degli oggetti invisibili ad occhio nudo in una diretta specifica con Federico Masci, scusa, Federico Ferraris. Federico, ti ho coinvolto involontariamente in una diretta. Federico Ferraris, che è guida di Astronomitaly, e Mirko Staccioli, anche lui guida di Astronomitaly. E bene, bene, bene. Poi non so chi è a Roma, ragazzi, vi aspettiamo, allora, per Weekend di Stelle in Sabina, perché lì faremo attività di osservazione delle stelle con la possibilità di stare nella natura della Sabina, e poi faremo, abbiamo le attività previste
al Castello di Petroia tutti i venerdì di luglio. Titignano il 20 giugno, Castello di Titignano, abbiamo un magnifico evento sotto la Via Lattea dei cieli più belli d'Italia Gold. E poi ragazzi, abbiamo una novità per chi è vicino alla Spezia. Abbiamo un evento, ho il piacere di annunciarvi un evento serale in un agriturismo meraviglioso, i Due Ghiri, il 5 luglio in occasione dell'eclissi di luna parziale, penumbrale, insomma, sarà un'eclissi che non sarà totale, ma si vedrà una luna piena meravigliosa e la osserveremo con una cena a base di prodotti di un agriturismo, prodotti proprio locali, chilometro, centimetro zero praticamente. Quindi vicino alla Spezia, agriturismo i Due Ghiri, il 5 luglio, e ne faremo tanti altri, ne stiamo pianificando tanti altri. Vedete, in 2 settimane ne sono usciti almeno una decina. Poi ragazzi, se volete fare un'attività dove siete voi, basta che ce lo chiedete, raduniamo il gruppo, ci organizziamo e andiamo a fare l'attività. Basta che ci raduniamo, ci organizziamo per una data, basta scrivere sul gruppo Astroturismo l'emozione di viaggiare ed osservare le stelle, richiedere una data, aggregarsi con altre persone, formiamo un gruppo e ce ne andiamo a vedere le stelle e anche a mangiare nei luoghi che possiamo consigliarvi o nella vostra zona. Sempre, allora, vediamo un po'. Costellazioni in gruppi anche di 60, l'ho già letto, perfetto. Adesso a sud-est ce n'è un altro, dicono. Ok, io qui non lo vedo purtroppo perché ci sono un po' di nuvolette che arrivano. Enzo ci dice: grazie per la risposta sulle stelle e il sole, ma mi aggancio e ne faccio una io. Dopo l'espansione, il sole diventerà molto molto piccolo con una densità estrema, tipo un diamante da miliardi di carati? Grazie per la risposta, si è dal top. Enzo, ti dico una cosa. Allora, sì, potrebbe diventare, esatto, una nana bianca. Una nana bianca che, come dire, la nana bianca ha una massa molto 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 concentrata e una dimensione molto piccola. Tu pensa che alcune stelle potrebbero avere le dimensioni di pochi chilometri, cioè di solito sono grandi tantissimi chilometri, migliaia, centinaia di migliaia. Addirittura milioni. Pensate che c'è una stella che è grande quanto la distanza tra la Terra e Saturno. Cioè, immaginate un sole che occupa metà praticamente del più della me, anche metà, più della metà del nostro sistema solare. Esistono stelle di questa tipologia e stelle invece che sono grandi 25 km, cioè quanto il raccordo anulare di Roma. Cioè, immaginate una stella grande 25 km. Ci sono, eh? E quindi queste stelle sono molto calde, molto concentrate, e quindi sì, un diamante da miliardi di carati, Enzo, sì, si può dire così, con una densità molto elevata. Giuseppe, sì, il 5 luglio la faremo, live ve la faremo dal posto. Guardate, le prossime dirette, noi le faremo sempre come le abbiamo fatte fino ad ora, migliorando sempre di più, però quando saremo fuori, no, sul campo, le faremo, cerchiamo di farle anche da lì, no? Durante l'evento, e le potremmo fare proprio così, oppure anche dal computer, con tutto il sistema, con tutte le descrizioni, però ecco, le faremo anche quando saremo in loco, quando saremo sulle strutture. Quindi, insomma, per condividere con voi, però noi vi aspettiamo, cioè venite dal vivo a vederle con noi le stelle, perché è proprio un'altra cosa vederle dal vivo. Giulio ci dice: salve, buonasera. Intanto vi faccio i complimenti per le ottime iniziative e le dirette che fate ogni tanto su Facebook. Volevo chiedervi cortesemente se mi potete dire come fare delle dirette su Facebook. Ok, Giulio, guarda, scrivici, ci proviamo a darti tutti i consigli, però ecco, insomma, ci vuole un pochino di impegno. Le dirette che facciamo noi ci vuole tanta, tanta competenza, tanto, tanto lavoro e tanto studio anche degli strumenti. Devo dire la verità, ci perdiamo tante ore. Il modo più semplice è farle tramite un telefono. Quindi tramite il telefono avvii la diretta su Facebook, fai la diretta, clicchi vai in diretta e vai in diretta sul tuo canale. E la cosa più semplice è questa. Poi piano piano si possono approfondire altri strumenti come OBS e così via, che sono strumenti che vanno però approfonditi perché è un particolarmente, diciamo, sono particolarmente complessi.
Ernesto Cozzi, buonasera. Domanda: quelle luci che si sono viste stasera e che spesso si vedono, quando non sono satelliti o aerei di linea, sono solo satelliti o a volte possono essere altro? Ciao Ernesto. Allora, domanda lecita. Diciamo che se vedi muoversi lentamente un punto luminoso, che non lampeggia, è un satellite. Quindi puoi stare tranquillo. Talvolta si possono vedere dei punti luminosi che, mano a mano, appaiono e poi scompaiono. E poi riappaiono e scompaiono di nuovo. Quindi praticamente fanno una sorta di flash, no? Quasi a lampeggiare ogni tanto. O addirittura è possibile qualche volta vedere proprio dei flash, cioè proprio flash via così. Si chiamano tumbling satellite. Sono satelliti che rotolano. Perché rotolano? Perché girano su se stessi, avendo i pannelli solari a una certa inclinazione, riflettono la luce del sole e quindi rotolando la riflettono a tratti, no? E quindi tu li vedi come se facessero questi flash. Quindi satelliti che rotolano, tumbling satellites. E quindi vedi, fanno l'effetto dello specchietto a tratti e quindi li vedi così. E poi possono essere i satelliti in fila che sono gli Starlink. Poi se ne vedi, che ne so, se vedi dei satelliti, dei punti luminosi che si muovono a destra e a sinistra, su e giù così, a raffica, significa o che hai bevuto tanto, oppure che hai visto qualche oggetto, diciamo, extraterrestre, se si muove a destra, a sinistra, così rapidamente, insomma. Quindi, però, insomma, non si vedono di solito, si vedono i satelliti. C'è anche la stazione spaziale, che è molto luminosa e quindi si muove nel cielo, bella luminosa spesso, per un lungo tratto, lentamente, e quella è la stazione spaziale molto spesso. Mi segnalano una a nord, purtroppo qui siamo rivolti verso sud-est, quindi purtroppo non ho il nord. Vediamo un attimo se c'è qualcosa in giro. Eh no, satelliti a nord non ne vedo passare. Io comunque, ragazzi, vi consiglio, se non ancora l'avete fatto, andate a vedere il video dell'ultima diretta che abbiamo fatto sulla Luna e prendete gli ultimi 10-15 minuti perché troverete il video in diretta che abbiamo fatto di Giove e di Saturno e a breve faremo in diretta, faremo una diretta quando saranno più alti nelle ore umane della serata, perché adesso sorgono molto tardi, ancora verso l'una, la mezzanotte, insomma, quindi faranno un po' tardi. Mano a mano, nei prossimi mesi, tra giugno e luglio, Saturno e Giove sorgeranno prima. Quindi, quando saranno sorti in un orario consono, a quel punto faremo anche una diretta su Giove e Saturno, quindi su questi due pianeti. Di solito si parla di luglio-agosto per quei periodi. Bene. L'altro giorno, Gustavo ci dice, l'altro giorno il 5 sera alle 21:35 sono passati i satelliti Skylight, Starlink, appena arrivati nello spazio. Sembrava tutto scintillante, tipo un film magico, essendo stati raggruppati. E poi Giuseppe ci chiede, che differenza c'è tra Starlink e un satellite? Nessuna differenza. Entrambi sono satelliti, solo che gli Starlink sono un satellite diciamo di un certo tipo, di una certa marca, la SpaceX, e lanciati in massa, purtroppo, perché comunque questo ha causato dei problemi anche a livello di osservazione delle stelle, perché fanno le strisciate quando tu fai le foto di lunga posa sugli oggetti, fanno le strisciate. Quindi tu magari stai facendo una foto per ore, 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 ore a una galassia per far venire fuori una galassia e te compare la strisciata del satellite Starlink. Giustamente tanti astrofotografi e insomma anche scienziati, astronomi sono un po' arrabbiati di questa cosa, quindi Elon Musk dovrà abbassare la luminosità di questi satelliti. E come differenza tra Starlink e satelliti sono la stessa cosa, in realtà sono satelliti, hanno entrambi i pannelli solari per alimentarsi e quindi qualche volta sono visibili da terra. Sempre satelliti per telecomunicazioni, comunque sono. Oggetti che curvano o dondolano? Grazie per la risposta, Ernesto Cozzi. Eh sì, se tu vedi oggetti che curvano e dondolano, diciamo, c'è da preoccuparsi.
Bene ragazzi, io niente, insomma, ho terminato questa diretta con voi e non ci sono più satelliti, ecco, visibili questa sera. Vi faccio un grandissimo saluto. Spero, Giuseppe, di averti, insomma, accontentato, aver accontentato tutti gli amici che tu hai invitato e spero veramente di avervi allietato per qualche momento e noi invece ci vediamo prestissimo in diretta perché stiamo prevedendo altri appuntamenti sul sole, sulle stelle, quindi seguiteci perché vi daremo le date. Il 20 giugno siamo a Titignano, Castello di Titignano, primo evento dell'anno per ora confermato, oltre agli altri 10-15 che abbiamo, Castello di Petroia, Agriturismo Idukiri. Insomma, e sono in arrivo dei viaggi per l'estero. Abbiamo già la Namibia, appena avranno aperto i voli, la Namibia, avremo Zanzibar e le aurore boreali sono in arrivo. Magari presto sarà l'occasione di andare a vedere insieme le aurore. Quindi, vi ringrazio tanto e seguiteci sempre sulla pagina Facebook di Astronomy Italy, sul gruppo Astroturismo, l'emozione di osservare le stelle e di viaggiare e osservare le stelle e niente, noi ci vediamo alla prossima diretta e comunque online sulla pagina Facebook di Astronomy Italy. Grazie a te Antonio, Gianluca, grazie a te, un abbraccione, Gianlucone un abbraccio, Tiziano Cone, perché Starlink sono luminosi? Perché hanno i pannelli solari, quindi riflettono la luce del sole. Ciao Ernesto, Giuseppe, sarà così assolutamente. Intanto andate a vedervi la diretta scorsa dove abbiamo visto Saturno perché abbiamo fatto un fuori programma straordinario. Papa Florica, buonasera, grazie per seguirci sempre. Gustavo, anche a te, buona serata. Ma bellissima diretta, ma non ho fatto niente di che, ecco, insomma. Le prossime saranno sicuramente, insomma, ancora più belle perché stasera siamo un cielo cittadino, quindi che vogliamo pretendere? Un po' di stelle ci sono, ma la luminosità, l'inquinamento luminoso è questo. Ragazzi, buona serata ancora, e cieli sempre sereni. Buonanotte a voi. Ciao. Se volete lasciateci una recensione, se vi piace quello che facciamo. Un abbraccio.